Buongiorno, buon sabato dai numeri di Padre Pacifico. Oggi, come ogni tanto, faccio qualche video su YouTube per dare i numeri. Quindi oggi è sabato e voglio darvi una previsione in pubblico per quattro colpi, valida per al massimo quattro colpi. Diciamo che la tempistica di gioco è già per questa sera. È già per tra questa sera e massimo martedì. Vediamo che succede. Vi dico solamente, come sempre, giocate poco, con prudenza e studiate. Prendetevi le tecniche, acquisite conoscenza, fate un percorso logico che vi porti a capire i numeri. Perché, questo lo dico sempre, nei numeri ci sono dei segreti nascosti, c'è una tipologia di visibilità che non vedi se non conosci quel mondo. Ok? Quante persone si sbagliano ancora a giocare le ambate? Quante persone pure non sanno neanche cosa sono le ambate o come giocarle, oppure dicono ma che ci faccio con le ambate? Ok, io invece ti dimostro il contrario. Ok, assolutamente il contrario. Ma andiamo a vedere un attimo che è successo ieri. Guardate, allora questa è la schermata delle previsioni attive che arrivano sul cellulare, ma ci torniamo fra un po'. Vi voglio far vedere i terni e gli ambi. Guardate che cosa sta accadendo nella nostra 2.0. Incredibile. Guardate qui, il 18-11. Parliamo del 18 novembre. Queste qui sono le vincite. Del 2.0, di tutte le 2.0, addirittura noi abbiamo la media colpi, le ruote, più giocate, le posizioni, le vincite, eccole qua. Andiamo qui. Guardate che succede. Questo accade ogni estrazione da 3-4 colpi adesso. Su un totale di circa 1000 previsioni, ok, generate, escono 300 estratti, quindi 300 persone che hanno un estratto, ok? 41 ambi. E circa tre terni, vedete? Ok, terni perché queste qui sono previsioni fatte sia con due sia con tre numeri, sono miste, diciamo. Ok, una parte sono anche di quelle, sono quelle che vedete su Facebook, che vedete sponsorizzate. Non so se mi avete visto da che parte, avete preso una previsione gratuita. Anche qui rientrano tutte le previsioni. Ma cosa accade in due colpi? Guardate, in due colpi accade questo 16-11, anche il 16-11, 16 novembre. Abbiamo, guardate. 318 estratti, 38 ambi e un terno. Abbiamo quindi, ogni volta abbiamo all'incirca previsioni tra in gioco e vincenti al 50%, 60%, che è buono. Vuol dire che ogni colpo c'è qualcuno che vince e è difficile che capita una settimana che sì, può capitare che qualcuno non vince, ma qualcuno ha sempre qualche numero buono. Questo è un grande sistema che è in via di espansione totale, ma è appena nato. E oggi voglio darti una dimostrazione. Andiamo qui. Allora, nel mio canale YouTube io amo fare adesso dei video, pochi video, ma di qualità. Tra l'altro ti ricordo di vedere questo video che è il metodo del 7, quindi te l'ho regalato qui proprio giorno, ti dico anche 17 novembre, eccolo qua. Il metodo del 7. Vallo a vedere, è gratuito, è qui su YouTube, l'ho ripostato 17 novembre 2021. Vallo a vedere perché con questo numero puoi fare qualche calcolo, ma puoi capire come si muovono i numeri. Ok, capire vuol dire cercare di vincere. Vincere vuol dire mettere da parte qualche soldo, perché qui parliamo di fare terni quaderna. Ma andiamo un po' indietro. L'ultimo mio video, dove ho dato i numeri, è questo qui di 7 giorni fa, più o meno ogni giovedì. Andiamo qui, che è successo? Andiamo a vedere questo video dove davo l'87 in prima e terza posizione, Milano-Napoli. Ok, eccolo qua. Perfetto, 87. Guarda, metto di qua così ti faccio vedere. Che è successo in due o tre colpi? Come previsto, l'87, Milano-Napoli, prima e terza. Poi c'era il 31, migliori numeri, 20, 80, e poi c'era 2,20. Questi qui sono numeri a recupero o lunghette. Beh, allora che è successo? Ricordiamoci questo numero. 87, prima e terza. Cosa è accaduto? Quindi dimostrazione reale. Quello che ho detto, quello che accade. Ok? Vai. Allora, siamo al 18-11, nel momento in cui sto girando questo video, ma andiamo indietro, quindi quella previsione è stata data circa qui, il giovedì che giorno era, vediamo subito. Allora, era l'11, perfetto. Eccolo qua, 11-11. Benissimo, quel colpo non è uscito nulla, vedete, è uscito un 31, ok. 31, 87, esce 78, 79, 1 più 1 meno. Perfetto, un ambetto, ma chi sa di fare queste giocate, chi ha i metodi, chi non li ha i metodi, chi ha
ha solamente una previsione sparata così, non può avere la visibilità dei numeri, la visione del mondo dei numeri, perché c'è un mondo a parte che ti fa capire come indirizzare le tue giocate e le tue previsioni. Se non hai quella capacità, ok, è difficile. Però intanto 31 non è nulla. L'87 si presenta, 13-11, Milano-Napoli, terza posizione, come detto, terza posizione 87. Non si abbina il 20, non si abbina il 31, non si abbina l'80, va bene, perfetto. Ma la produzione della previsione poi continua perché si devono sfaldare i numeri. Cosa accade la volta dopo, quindi terzo colpo, Milano-Napoli, abbiamo l'80, ok, 20-31 se ne vanno a Milano, perfetto, quindi i numeri, le ambate e abbinamenti vengono sfaldati, questo non è prevedere. Questo c'è anche il 70, che tra l'altro è il complemento 90 di 20. 20 più 70 fa 90. È capire i numeri, sapere come giocare. Se tu conosci ogni numero, capisci da dove proviene e perché. Ok? 80 potrebbe esserci un 18 che si può abbinare. Perché? Perché c'è uno 0 che ti fa determinati lavori matematici. Ma tutta questa roba non la dirò mai qui. Ricordate, non la posso dire qui. C'è la struttura apposta, ovvero la classica, famosa, super, super, super accademia che ormai conoscete in tanti, che molti di voi, se siete venuti, ci siete rimasti e ci state vincendo, molti altri di voi sono venuti, non ci hanno capito nulla, perché non volevano studiare e se ne sono andati. Quindi non vi lamentate, non seguite il lotto, lo dico io ragazzi, non lo seguite, seguitelo se vi appassiona perché ci sono dei soldi da prendere, ma dovete essere in mezzo, mischiati con le mani a fare questo lavoro, ok? Io invece con la previsione 2.0 sto cercando di semplificare un po' tutto, quindi previsione sfaldata, anche il 20. Adesso andiamo a vedere la nuova che ho preparato, che è una previsione mia, fatta con le mie tecniche, con il mio calcolatore, col più forte che c'è. Ok, ma andato, vediamo chi sorride tutti i giorni. Bam, vai, 18 novembre, 600 euro. L'86 è Firenze, benissimo, giocata, guardate. Roma, Firenze, bam, posizione, soldi. Non vi piace vincere queste cifre? Dico io, per fare questo dovete avere un minimo di tecnica, un minimo di capire se il numero è buono o no, perché la 2.0 aiuta, ma la conoscenza che trasmettiamo è superiore ad ogni situazione, ok? Ma non lo dico io, lo dico perché me lo dicono, lo vediamo, l'abbiamo testato, sono ormai 3 anni che ho iniziato a dare queste tecniche, le persone le hanno fatte proprie e ci fanno più lavori di quello che pensavo. Bravi. Complimenti. Quindi carrellata di numeri. 43. Ecco qua. Metodo del 7. Ambata in posizione. Metodo del 7. Perfetto. 43. Bam. Adesso non so come l'ha giocato. Ah, poi vi farò vedere. Questo vi ricordo adesso in diretta. Settimana prossima vi ricordo tra mercoledì e giovedì ci sarà un video su come giocare. Almeno 3-4 strategie su come giocare l'ambata nelle posizioni e il suo vertibile per non perdere o per recuperare. Sono 4 tipi di giocate potenti per capire come fare. Se capisci come giocare l'ambata, porti la rendita in tasca, ok? Ti farò vedere 4 giocate. Mi raccomando, giovedì prossimo, tra mercoledì e giovedì. Va bene, eccole qua, le rendite. Questa persona qui, ragazzi, vince ogni colpo. Questa persona qui, qualche giorno lo presenterò, è uno della nostra scuola che vince ogni colpo estratti nelle posizioni, ok? Ogni colpo, sapete che vuol dire ogni colpo? Ogni colpo, vi dimostrerò tutto, ve lo farò vedere perché ci tengo proprio. 36, bam! Soldi a casa della famiglia, grazie Davide, grazie a te, ok? Questo è il lotto ragazzi, il lotto è velocità, soldi veloci, noi non perdiamo tempo, ok? 18, ancora, sempre lui, un'altra persona. Vai. Ci sono anche le giocatine, certo, l'estratto semplice perché non, qui la posizione è stata messa, ok? Però guardate, questo l'ho giocato, ma è la prima volta uscito su Cagliari, prima e seconda posizione, bene così. Già dal commento è una persona che mi sta seguendo da poco, non è di quegli esperti, capite ragazzi? Gli esperti fanno questo, ok? Certo, gli esce il numero, ma comunque è anche puntato bene, con 3-4 euro in posizione, ecco qui che la vincita poi si moltiplica. Si duplica perché la posizione ti fa ben, ok? Non lo so, andiamo qui, vediamo. Queste qui sono tutte quante del 18. Questa qui è bellissima, 65, 75, Bari-Cagliari, Bari, guardate, 65, 75, ambo secco, più ambo in terzina, perfetto, 65, 75, qui adesso abbiamo l'ultima estrazione, 65, 75. Questi sono soldi portati in automatico anche in cestina,
bravo qui che fai la lunghetta per recupero con quaderno e cinquina. Questi sono numeri portati da 2.0, 2.0 ambo, 65 su Bari, 2.0 automatica, qui non è fatto nulla. Ci sono solo ringraziamenti. Più di 500-600 euro portati a casa. Ok? Perfetto. Ok, siamo quasi pronti per la previsione? Dai, la diamo? La diamo, ma giocate poco. Chi non sa fare, non deve fare. Punto. Perché chi non sa fare si aspetta solo il terno secco, l'ambo secco così, boom, 2 euro. Non è l'otto solo questo, lo sto dicendo da anni. Non è questo. I numeri hanno una lettura. Non sono come le lettere, hanno una lettura. Se devi entrarci e capirlo se vuoi. Altrimenti non puoi giocare solo sperando che escano in un modo perfetto, limpido come vuoi tu ogni volta. Hai visto l'altra volta l'87 su Milano-Napoli in terza? Bam, 87. Il 20 è uscito dopo col 31, ma io non l'ho messo in quel modo lì. Ho scelto un modo di mettere i numeri. Non posso dirti tutto. Non posso neanche farti capire tutto con un video. Occorre, ok, un tempo, no? Poi qui che fa vi faccio vedere, la giocata classica, ok, quindi ambi, questo qui è 2.0, 23-32 Venezia, 23-32 della volta prima, eccolo qua, facile, 23-32, cioè i numeri sono già stabiliti ragazzi, può capitare che non esce qualcosa, qualche previsione che avete preso, ma guardate la complessività di quello che volete ottenere, ok? Vai, basta, andiamo a vedere la previsione, dai, basta vedere le vincite. Allora, previsione per tutti. Vai. Benissimo, questi qui sono i numeri per due colpi, 56-87, Genova-Torino le ruote. Allora, occhio qui. In giallo ho messo le ambate più forti, 56-86 sono proprio ambate. Estratti. Ok? 56, bam, prima terza. 65 è un recupero, ma potrebbe andare in prima terza, quindi come ambate parliamo di questo. E qui, come giocare, vi farò il video sulla struttura delle quattro tipologie di giocate sulle determinate, ok? Delle bollette per fare le rendite, quindi però io vi consiglio, oltre alle giocate, la scuola, perché la scuola ti insegna a capire i numeri, così poi capisci come giocare, quanto tempo e quanti soldi gestire, come gestire le giocate, quindi sono varie situazioni, c'è un protocollo di gioco che noi appunto chiamiamo protocollo, perché le ambate hanno, ve l'ho detto, due ruote, la ruota migliore, il segno migliore, vertibile o l'altro, la posizione migliore, la posizione di recupero e l'altra ruota. Quindi, come vedete, sono tante variabili. Quindi l'ambata è un mondo a parte. Poi c'è l'ambo, il terno, la quaderna, la cinquina, come il bingo, è facile, pure un bambino li sa fare, ok? Però devono uscire. Ma se ti dico che il 99% è qui, sul numero, quindi è inutile che tu ti butti sull'1%, no? Quindi io però ti do l'ambetto oggi, ti do l'ambo, vediamo di abbinarlo. 56,87, 66,86. 1 euro, ambo, ambetto, perché no? Anche l'ambetto. Sì, perché c'è uno in meno, vedete? E perché 66, uno in meno è 65, torna col vertibile, quindi qui ti consiglio l'ambetto. E qui c'è 87, 86. Ti consiglio l'ambetto, perché così abbracci più combinazioni. Quindi qui sono due ambi, diciamo, con l'ambetto, due ambate. Questa, un paio di colpi, vediamo che accade, salvo modifiche già dal primo, secondo colpo in base a cosa esce. Bene, facci la foto, vai. Poi, questo abbinamento qui è per fare terno, quaderno e cinquina, 37, 49, 40, 1,50 euro, mi raccomando. Vai, foto. Andiamo avanti, questa è una previsione, poi se vuoi un'altra, c'è anche un'altra. Firenze e Genova, qui abbiamo il 57, quindi io ti consiglio sempre o questa, non mai farle tutte e due perché se poi ne esce una prima, una dopo non vinci, se ne escono insieme vinci, ma altrimenti no, però giochi anche di più. Quindi scegli Firenze e Genova o Genova Torino. Firenze e Genova, 57, ok, posizione, abbiamo data no, anche qui, prima e terza, 64 è il secondo numero, 34 per ambo eterno, ok? Quindi 57, 64, 34 e 54. Girata 57, 64, 75, 43. Qui occhio perché c'è anche il 44, il numero principale, però ti esce o così o così. Si abbina con 64 con 57, quindi qui due giocate, una ambata. Ok? Qual è migliore? Tutte buone sono. Però questa qui te l'ho messa per prima e motivo c'ha. Un colpo questa e un paio questa. Un colpo 2, dai, un 2, 3 questa, bar massima proprio, ma già si presenterà qualcosa. 75, 46, se esce 46, ragazzi, giocata vertibile,
Fatevela anche una vertibile, se chi sceglie questa. Quindi imparate a capire che io vi do il verso più giusto, poi l'antiverso può uscire perché è il numero è quello, ok? Perfetto, Firenze-Genova, Genova-Torino. Vi saluto, mercoledì, tra mercoledì e giovedì, vi do il video su come giocare le quattro strategie. Ciao!